In 12 giorni io scrissi Filomena Marturano, il primo atto in una notte, il secondo atto 3 giorni, il terzo atto credo che impiegai forse una notte. Cretino, cretino, sei un cretino! Vavangù! Filomena Marturano. Filomena, tengo 3 figli, tu e me. La poveretta sta qua, vivente. They are my children. Tieni, i figli non si pagano. E chi? Questo non te lo dico. Voi siete figli a me. State seduto. Sì, papà. E volevo... Pazzo, 100 volte. 1000 volte, pazzo! Facilita! I songo non mi niente. Mi mangio mettere nanzo specchio io. E non mangio stanca mai e mi sputa in faccia. Pru! Vicino a te agita la vita mia, 25 anni. 25 anni di forze, di salute, di cervello. E gioventù, che ha tu? Che ha tantarà, Domenico Soriano? Pure le stesse pelle che ne avete fatte quello che avete voluto voi. Tutti hanno fatto quello che hanno voluto. Mentre tutti scrivono Gesù Cristo sceso in terra, tutto quanto facevano quello che volevano era per la tua. Tu, o Vico, o quartiere, Napoli, o mondo, tutto quanto mi hanno pigliato per fesso, sempre. Io non ci posso pensare. Eh già, io me l'avevo aspettato. Solamente una femmina come a te poteva arrivare. Aro, sei arrivato tu, non ti potevi smentire, 25 anni, non ti potevano cagnare. Ma non ti credere che hai vinto punto, non l'hai vinto punto, perché hai da Cira e ti pava 3 sordi. Una femmina come a te, tanto si pava 3 sordi, a Cira a te e a tutti quelli che ti hanno tenuto mano. O prevede, il medico, sti rischi fu, sui, che l'ha giurato a campare per 80 anni, a Cira a tutti quanti. La rivoltella, datemi la rivoltella. E portai tutti e due a dormire per favolezzare, come diceste voi. E quante cose, Giritti, e quante me l'hanno fatto ricerca a forza. Ma mo' è venuto io, ho già capito, mo' mi sono scettata, tu te la mai, e se non te la mai capire tu, io veramente morta, e sarei a cadere. Non c'è sta legge, non c'è sta Padre Eterno che può piegare a Domenico Soriano, attacchi falso a tutto quanto, va faccio in galera, i renari tengo a ballare, Filomena, faccio a ballare come Ricchi, perché quando hai già fatto sapere chi sei stata tu, e la coppa qua la casa, ti venite a pigliare, mi hanno ragione a forza. Ti distruggo, Filomena, ti distruggo! E frenuto? E hai ricer niente di più? Satta zitto, non parla che non mi finite sente. Io quando ti ha gerito tutto quello che tengo qua in coppa, vi, tu guardi che in faccia, e la voce a me non sente più. Ma la femmina si è stata e tale si è rimasta. C'è bisogno di dire così, come dici tu. Ecco, è una novità. Non lo sanno tutti quanti chi sono stati a Dosteva. Però a Dostevi ci veniva pure tu. Ehi, tu non sei malato. E con malato ti hai trattato sempre. E perché ti aveva trattato in una maniera a te? Non sono tutte uguali all'uomo. Quello che ho fatto me lo piango io e la mia coscienza. Moto sono mogliere e a casa non mi muovono neanche i carabinieri. Mogliera chi, Filomena? Ma dove si saranno i numeri? A chi ti sei sposato? A te. Ma tu sei pazza, l'inganno è palese. Tengo i testimoni. No. Io non faccio niente. Faccio solamente che donna Filomena si è coricata, si è aggravata e si è messa in agonia. Niente marito, niente a giocare. E voi capite solo quello che vi conviene. E tu? Tu nemmeno sapevi niente. Tu nemmeno sapevi che l'agonia era una finzione. Non dubbi, fammi una parola, che la donna Filomena mi dà in coppa stomaco, faceva la confidenza a me. Io prevede?
Il prete chi mi ha detto lo ia chiamà? Non me l'avete detto voi? Perché essa lo cercava, i pa fa contente. Perché non ti pareva vero che mi veniva alla tumuna? Perché non ci stivi niente i panni pensando che finalmente me te lo aveva la turna. Brava, l'hai capito? E quando il prete, dopo che aveva parlato con te, dicette sposatevi in estremis, povera donna, è l'unico suo desiderio, perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore, i ricette... Tanto che ci perde, che la sta morendo, e questione nato parolore e maleva turna. Ma è rimasto male, don Domenico, quando appena se ne è chiuso il prete, mi sono nata a rindolietti a Gitto, tanti auguri, don Dummi, siamo marito e moglie. Io oggi ma chi lo so? È la cosa che loro so. Gesù, come l'ha fatta naturale tutta la malattia? Pure l'agonia, eh. State zitto, se no vi metti in agonia tutti e due. Non può essere, non può essere. Il medico, ma come tu si mira? Alfredo. Alfredo, allora la scienza non gli dà freddo. Tu sei medico, non ti accorgi che quello sta buono che ti sta facendo scelta. Forse secondo me si è sbagliato. Ah, Alfredo, state zitto. E il medico paga. Isso paga per quando è certo Dio. È stato d'accordo. Non poteva essere in buona fede. Ah, ah, a mangiate, li dà di renare. E che sti capisci tu, è renare. È che renare ti ha accattato tutto quello che hai voluto. Pure a me ti ha accattato che renare. Perché tu eri Don Missoriano. E meglio sarti, meglio che ammasare. I cavalli tuoi correvano, tu facevi correre. Ma Filomena Marturana ha fatto corresse a te. E corriva, senza che te ne accorgiva. E ancora a correre, ancora hai tuo sangue a capire come si cambia e si procede a galantuomo. O mi era che non sapeva niente. E ci ha creduto, purissa. E ci aveva a credere. Qualunque femmina, dopo 25 anni che ha passato vicino a te, si mette in agonia. T'ha già fatta la serva. La serva l'ha già fatta per 25 anni e voi ho sapito. Quando si parteva, si spassa Londra, Parigi e Corsa, io facevo la carabiniera, la fabbrica a Furcella a quella re Virgine, le magazzine a Tuledi a Furia, perché se no i dipendenti suoi la varrino spugliata viva. Se non tenesse a te, Filomena una femmina. L'ha portata a casa annanza meglio una mogliera, l'ha lavata i piedi. E no, mo che sono vecchia, ma quando era figliola. E mai, mai che mi fosse sentuto vicino a essa apprezzata, riconosciuta. Mai, mai, mai. Sembra come una cameriera in un momento all'altro che si è fra porta. Mai. Sembra come una cameriera. Mai comprensiva della situazione reale che esisteva tra me. Che in un momento all'altro va a mettere fuori la porta. Sembra strafottente, sembra con una faccia storta, che uno dice avesse durti, l'avesse fatto qualche cosa. No. Avesse visto mai una lacrima in d'acchiluccio, mai. Tanti anni che siamo stati insieme, non l'hai visto mai i chiagnere. Aveva chiagnere per te, era troppo bello mobile. Lascia solo mobile. Un'anima in pena, senza pace, mai una donna che non mangia, non piange, non dorme. T'avesse visto mai dormire. E quando mi voleva avere dormito? A strada la casa da scordare. E meglio festa. E meglio Natale. L'ha passata sola. Con Manacana. Sai quando si chiagna? Quando si conosce bene non si può avere. La Filomena Marturana bene non lo conosce. Quando si conosce solo un male non si chiagna. La soddisfazione chiagnere Filomena Marturana non l'ha potuta mai avere. Come all'ultima femmina mi ha trattato sempre. E non parlammi quando ero giovane che uno poteva ricevere nei sordi, la presenza. Ma mo, all'ultima, all'ultima. 50 anni, essere dire che i fazzoletti sporchi e i russetti che mi fanno schifo. Io? A dove stanno? Stanno conservati. Oh, sì. Senza una poca prudenza. Senza pensare forse è meglio che le va mezza, sì che le trova. Eh già, sì che le trova. E che fa? E chi è essa? Che dritta tena? E senza la niscia appriessa a quella... A quella chi? A quella chi? Appriessa a quella schifosa! Ma che ti credi che non l'avevo capita? Tu, Pucino, non sai dire, e chi sono i difetti tuoi? 50 anni. E se permette di smettere una figliola e vinti lui, non se ne mette a scuorna. E mi ha messo in da casa, dicendo che era l'infermiera. Perché essa si credeva vero che stavo morendo. E non più tardi un'ora fa, per
prima che venivo il prevede per sposare. Se credevano che esteva per dare l'anima a Dio, non ne vedeva. Qua, vicino lì, si abbracciavano, si vasavano. Maronna, quanto mi fai schifo. E se esteva morendo veramente, tu che stavisse fatto? Eh già, io morivo e la tavola apparecchiata. Poi sa che la morta all'erta. Ma perché tu morivi e io non avevo mangiato più? Non mi aveva sostenuto. Che rosso mi è stata? Che rosso mi è stata? Rosso? Rosso, verde, ma un altro non era padrone di mettere. Non era padrone, mi fa piacere che tu morivi. Ma io non sono morta e non moro per modo mio. E questo è il piccolo contrattempo. Ah, io non mi faccio capire, se tu mi trattate sempre come a tutto quanto all'altro, perché secondo te l'uomo sono tutto uguale, e tu portavi di sposare a me, e se mi sono innamorato di un'altra femmina e mi volevi sposare, perché io mi sposo, a Diana mi sposo, che te ne importa, si tiene o non tiene 22 anni? Ma quanto mi fai ridere, e quanto mi fai pena, ma che me ne importa te, la figliola che ti ha fatto perdere la capa, e tutto quello che mi dice, ma tu ti credi vero che tutto quello che ha già fatto l'ha già fatto per te? Ma io non ti cura, non t'ha già mai curata. Una femmina come a me, l'hai ritta tu. E mo stai dicendo a 25 anni, se fai conto. Ma serva, tu mi serva. Ah, tu ti credevo vero che ero 25 anni che ha già fatto la vaiassa vicino a te, veniva così, una mano innanzi e una d'arreta. E denaro, e non te l'avrei dato. Secondo te Domenico Soriano, figlio a Raimondo Soriano, uno dei più importanti e seri dolcieri di Napoli, non avrei pensato a te mettere una casa, ah, non ti fa più bisogno di nessuno. Ma state zitta, ma è mai possibile che voi uomini non capite mai niente? Ma qua denaro, dimmi, a sti padelli con buona salute, denaro. È nata cosa che hai vogliato? E ma dai. Tengo tre figlie, dimmi. Tre figli? Il nome, ma tu che stai dicendo? Tengo tre figlie, dummi. Tre figlie? E a chi sono figli? All'uomo con Matteo. Il nome, tu stai pazziando col fuoco, che puoi dire? All'uomo con Matteo. Perché siete tutte uguali. Io sapevo. Signor sì, che sto sapevo. E tu? No, è una filomena mi odia, ve l'ho detto. Tre figli. E quanti anni tenne? Ho più piccerilli, tenne 23 anni. 23 anni? Non fa che la faccio, ti metti a paura che non sono figlia a te. Ah, e ti conosci, non mi parlate, sanno che tu sia mamma. No, ma è vero che sei invece papà. E che fanno? A dove stanno? Come campano? Che denaro tu? Che denaro mio? Ehi, che denaro tu? T'ha già rubata. T'ha rubato i soldi in tuo portafoglio, a rinde sacca, a rinde a lui. Mariola. T'ha già rubata, ti prendevi i vestiti e scarpe e tu non si mai accorta. Ah, che l'anello con brillante, tu ricordi? Tricette che l'avevo perduto. Mo vennetta. Che denaro tu? Ha già cresciuto dei figli miei. Io arrivava la Mariola lì da casa e non me ne ero accorto. Ma che femmina sei tu? Ah, una te ne potevi con la pesa, fa stagnare. L'idrauliche, l'idrauliche, come si dice? A conciare rubinetto e spile puntato. E chi l'ha come si chiama? Riccardo. Riccardo, quando è bello, piezza e guaglione. Stacchiaio, te ne magazzino rindo portone al numero 74, fuoco a mesale, le camicie. E te ne pure una bella clientela, Umberto poi. Ah, ha studiato, ha voluto studiare, fa ragioniere e scrive pure in coppa e giornale. Ah, ci abbiamo pure lo scrittore in famiglia. Ecco mamma che è stata, non l'ha fatta mancare mai niente. E io non ce la so vecchia e al più presto possibile mi devo trovare davanti alla presenza dell'ente supremo che tutto vede, considera e perdona e che a chiacchiere non se la bocca. Da che erano piccoli, in fasce, non l'ha fatto mancare il latte delle formicole. Che denaro è Don Domine, che? Lui è gettato per denaro. Che aveva raccontato a Coccolù? Io no, con saluto, ma manco me ne si d'accordo. Donna Filomena ha fatto sempre le cose come l'aveva fatto, con prudenza e cacapangato. O notare consegnai i soldi all'idraulico, quando sarà petta a potere con vica l'ha presa. Con dicendo che una signora che non si voleva fare a conoscere e a così facendo con Camasara. Io notare che era l'incompensa di consegnare il mensile a Umberto Popà studiato. No, voi non c'entrate proprio. Io aggiuvavate solamente. E l'aveva a cirr? Che sta aveva fa, ne dummi? L'aveva a cirr, come fanno tante femmine.
Allora sì, vabbè. Allora Filomena si è arrestata, boh. Rispondo. E questo mi consigliavano tutte le compagne mellangotte. A che aspetti? Io conosco uno molto bravo. Ti togli il pensiero. Ma l'aveva rimisa o pensiero. E chi avesse potuto campare con un rimorso di chi? E poi parlai Camarone. A Marunello e Rosso. Erano i tre, troppo mezzanotte. La strada camminavi sola. La casa mia già me ne è riuta, a sei mesi. Era la prima volta. E che faccio? A chi ho dico? Senza voler. Camminando, camminando, mi trovai rindovica la casa mia. Annanzi all'altarino era Marunello e Rosso. E l'affrontai così. Che ha già fatto? Tu sai tutto. Sai pure perché mi trovi in tuo peccato. Che ha già fatto? Ma essa zitta non rispondeva. A così fai, ovè. Chi non parla e chi ha gente ti crede. Poi sto parlando con te. Rispondi. E figlia Sofì! Ma ce l'hai! Rimanetta così! Ferma! Forse se mi giravo avrei visto, capito, roveneva che la voce. Arinda una casa con barcone aperto, trovi capriessa con panafnesta. Ma pensai, e perché proprio a questo momento? Che ne sa la gente dei fatti miei? Allora è stata essa, è stata Maronna. Si è vista affrontata a tu per tu e ha voluto parlare. Ma allora a Maronna per parlare si serve noi. E quando mi hanno detto di togli il pensiero, è stata pure essa che me l'ha detto, per mettermi alla prova. E non lo saccio. Si fu io, o a Marunello di Rosa, la facetta che la capa così. E i figli sono figli. E giurai. Ma perciò sono rimasta tant'anni vicino a te. Per loro, hai sopportato tutto quello che mi hai fatto e come mi hai trattata. E quando quello giovane si innamorai di me, che mi voleva sposare, ricordo. Stavamo già insieme a 5 anni. Tu ammogliato, a casatoia, e io a San Putita, in da quelle 3 camere e cucina. La prima casarella che mi mettiste quando ero 4 anni che ci conoscevo, ma finalmente me la vasta all'ancoppa. E mi voleva sposare, oh povero giovane. Ma tu facisti sto geloso, ti tengo in derrecchio. Io non ti posso sposare. Sono ammogliato! Sì, chiste te sposa e te mettiste a chiagnere! Perché sai chiagnere tu? Tutto al contrario di me, tu sai chiagnere! E dicette, vabbè, chiste o destino mio, domenica mi va bene, con tutta la buona volontà non mi può sposare, è ammogliato e chiamo annanzi a San Putitri in 3 camere. Ma però per 2 anni tua moglie muretta. O tempo passava e io sempre a San Putita e pensava è giovane, non si può attaccare tutta la vita con una femmina. Venarà un momento che si calma e considera i sacrifici che ha già fatto e aspettava. E quando il volte ti diceva, tu mi sai che sei sposata? Che la figliola che stai in petto a me, in te finestella. Tu arriva, ti metteva a ridere, tale e quale come quando saliva con l'amica tua, goppa, doste via, prima mi san putita. Quella rasata che non ne era, quella rasata che comincia a mi sesca, quella rasata che sembra stessa chiunque fa.
stava riaccisa quando arriva così. E aspettammo, e ha già aspettato 25 anni, e aspettammo e grazie Don Domenico. Oramai tiene 52 anni, e vecchiato, che pozza e tuo sangue, che lo segreto sempre un giovanottiello, corre a presa e non è, la San Fassisce, porta i fazzoletti sporchi e rossetti, ma mette l'infermiera in da casa. Mette a me le mori in da casa, mo che te sono mogliere, te ne caccio, a te a essa. Ci siamo sposati, o breve te ci ha sposato, che stai è casa mia. Casa tua, Filomena, ma mi stai facendo ridere tu a me o io a me? Rire, rire, che oramai mi fa piacere di sentire ridere, perché con Mattanna non sai ridere più. Non dubbi, hanno buttato la cena. Ma perché, secondo voi, non aveva mangiato? Che faccio? Parlo tra sì. Uè, grazie. Buonasera. Basta la cena, eh? Ah, signor, il pollastro è uno solo, perché è bello grande, e può saziare pure a quattro persone. Tutto quello che avete ordinato è di prima qualità. Signor. Ma ci sta il dolce che piace alla signorina Diana. Poi nimosa che fa? Tenia io, eh. E ci sta pure il vino. E manca te ne vuoi. E vi siete dimenticati? E che? Come? Quando siete venuti oggi a Portinaci, ne vi ricordate? E mi ha già cercato se teniva venuto a zona vince. E voi avete detto, vieni stasera. E se più tardi succede una cosa che dico io, si ha già avuto una buona notizia, tengo un vestito nuovo nuovo, biglietto regalo. Signor. Signor, ma non è successa la cosa che diceva voi? Non l'avete avuta la buona notizia? Sta giurito mattina! E me ne sto andando. Oh, signore, non ha avuto la buona notizia. La fortuna mia. Buona serata. Mangio. E che non mangio, ti è passato appetito. Mangio. Più tardi bevo e mangio. Quando viene la morte al letto. La signorina Diana. Rosalia, preparatemi un bagno. Sono sudata fino al midollo. C'era una folla in farmacia. Ma che meraviglia le rose rosse. Grazie, Domenico. Ho trovato la canfora e l'adrenalina. Ossigeno, niente. Pensavo se... Mio Dio, non vorrei dirle la parola, ma ormai... Se muore stanotte, domattina parto di buon'ora. Ho trovato un posto nella macchina di una mia amica. Qui darei più fastidio che altro. A Bologna invece ho certe cosucce da fare, tanti affarucci da mettere a posto. Tornerò tra 10 giorni. Verrò a vedervi, Domenico. E come sta? Va. Sempre in agonia, eh? Ma è venuto il prete? Sì, sì, il prete è venuto. Confron mi ha visto che stavi in agonizzazione. Levate o cammas! Eh? Levate o cammas! Levatevi questo! Posso un coppa seggia? Eh? Posso un coppa seggia? Mettetelo sopra la sedia! Ha visto?
che stavi in agonizzazione e ha consigliato a Don Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in estremità. Posa rosa. Posate la rosa. E Don Domenico l'ha trovato giusto, perché ha detto... È giusto. Sta disgraziata, sta vicina a me, a 25 anni, e tante altre conseguenze, sconseguenze che non abbiamo il dovere di spiegarvi. È venuto vicino al letto e ci siamo sposati. E con due testimoni e la benedizione del sacerdote. Ma saranno i matrimoni che fanno bene, certo è che mi sono sentita subito meglio. Mi sono alzata e abbiamo rimandato la morta. Naturalmente, dove non ci sono infermi malati, non ci possono essere infermiere. E le schifezze, le porcherie, davanti a uno che sta morendo, perché tu sapevi che stava morendo, e vai a fare casa esorata! Beh? Andatevene con i piedi vostri e trovatevi un'altra casa, no questa. Va bene. E se vi volete trovare veramente bene, dovete andare là sopra dove stavo io. E dove? Ve lo fate dire da Don Domenico, che quelle case le frequenteggiava e le frequenteggia ancora. Andate. Grazie. Non c'è di che. Buonanotte. A così le trattate. E vabbè. Come sa merda. Ma lasciamo sentire una cosa. E parola tu sanno pensare, sanno tenere a mente. Poco prima hai detto una cosa, io mo ci stavo pensando. Io. E detto un'altra cosa che voglia te e ma dai. E denaro no perché te l'avrei data. Chi altro vuoi? Che ti sei messo in capo? Chi altro stai pensando che non mi ritta ancora? Rispondi. Tu mi ricordi che la canzone sto crescendo in un bello guardillo? Ah. Quanta cosa che l'ha già barata. E che significa? O guardillo sei tu. Come non pazzia con me, parla chiaro. E figlia sono figli. E che vuoi dire? Anna sapè chi è la mamma. Anna sapè quello che ha fatto per loro. Mandavole bene. Non sanno mettere scorna vicino alla tua mamma. Non sanno sentire avvilito quando vanno per cacciare una carta, un documento. La famiglia, la casa, la famiglia, che si unisce per un consiglio, per un sfogo. Sanno chiamare con mamma. Con mamma chi? E come mi chiami io? Ci siamo sposati, Soriano! Io l'avevo capito, ma volevo sentire a sta bocca sacrilega, proprio fa capace che pure si ne caccia a capo, cioè pure si dice scamazza a capo. È come se scamazzasse una serpe velenosa che si distrugge per liberare la povera umanità. Che dite? Rinda a casa mia, con nonna mia, chi li figli? E che? Tuoi. Se mi domande che ti posso rispondere tu, se mi domande chi non ti posso rispondere perché non lo so, c'è. E manco tu, sai, so, fino a me, tu ti scrivi racconti, la facendo, ti mettere a posto con la coscienza e ti salvare un peccato per tenere marina a casa tre strani, se non sono la luce mia, che dite? Non mi taranno bene, non parlare mia padre! Non giura! Caipa, avevi fatto un giuramento, ti sto cercando l'elemosina a 25 anni. Non giura, che è un giuramento che non potesse mantenere. E murarissa dannata, se in un giorno non mi potesse cercare l'elemosina a tu, a me. Che cosa stai pensando? Strega così, ma non ti temo, non mi fai paura. E perché ho dice? Atta sette. A te, Alfredo. Vieni la giacchetta, va. Ah, rimane della mano. Metta a mano all'avvocato. Ti denuncio, è stato uno tranello. Tengo i testimoni e se la legge mi avesse la torta, fino a me, t'accira, te levo il mondo. La Roma mia. Addossiva. A te, Alfredo, rimane a chiamare l'avvocato, sai. Come lo sai? E parlamo, fino a me. Parlamma! Parlamma! Ti faccio conoscere chi è Domenico Soriano di che panni veste! Ho capito! Salina, salina, assutato! Hai mangiato qualcosa per voi che avete fatto! Fatta buona, Filomena Napolitana! Mi sto crescendo un bello cartillo! Quanta cosa! La ricordo, Sara Sada! Dove sta trasmettendo? Una voce dal passato. Ma tu sei già morto! Rievoca un tragico destino. Io non morirò né domani né dopodomani, è chiaro. Ma... Ah.
Eccoci, buongiorno. Ha cominciato a camminare coi piedi. Non cammini che male. Io mo ho finito di buttare il sangue. Vi ha prosentato questi codagni. Codagni? Mm. Sto acciso. E capite che significa acciso? Quel canotto appresso a don Domenico senza chiudere occhio. Ha settato un coppo di parapetto da caraccia. Ma come già a favore freschetto? Vede anche 60 anni, dico un giorno. E che può faccio di buttare a pressa essa? Luci, dammi una tazza di caffè. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Ah, c'era quello di ieri. Una tazza me la sono presa io. Un altro donna Rosalina non l'ha voluto e l'ha portata a donna Filomena e un altro l'ho conservato per don Domenico, casomai via. Casomai via? Casomai via. Donna Rosalina il caffè non l'ha fatto. E non lo potevo fare tu? E saccio col caffè. Manco il caffè, sai fa. E perché non l'ha fatto, Rosalina? È uscita presto, dice che doveva portare 3 lettere urgenti per donna Filomena. Per donna Filomena 3 lettere? E 3, 1, 2, 3. Sì, ma io non sul suo caffè me l'ha già pigliato. Sa che può fare, Lucia? La tazza di don Domenico la dividi in due. E di un caffè suo ci mette l'acqua. E se ne accorge? È difficile che viene, se vuoi guardare che la maniera. E poi, eppure se viene, non più ha bisogno io che sono vietti che lui. Che hai te se sta tutta la notte mezza strada? Mi muovo scarfe e vuoi porto. E va, va. Donna Rosalia, che faccio? Vuoi porto il caffè? No? Tanto più che sta venendo donna Rosalia, fa il caffè fresco per don Domenico. Va, va, a mezza tazza la voglio, va. Salì, greve, salì. Non ti hai vista? E che sono un pollice che ho passato sei. Ehi, un pollice che ha tosse. Sei uscita presto? Già. Dove sei andata? A messa. A messa. E poi portate 3 lettere per donna Filomena. E una volta che lo sapevi, perché hai domandato? Così, a titolo di esportazione. E a chi l'hai portato? Te l'ho detto prima. Sei un pollice catos. Che ci trovi stato? Parla, vai parlam e poi si spiona. Ma perché qualche volta ci spionato a te? A me non c'è sta niente a spionare. Limpida come l'acqua sorgiva sorgente. E fatemi socchiare, ti do. Nati il 70, fate conto quanti anni te. Da poveri onesti genitori. Mia madre Sofia Trombetta faceva la vannà. E mio padre Procopio Solimeno Maniscal. Rosalia Solimena. Sono io. E Vincenzo Bagliore, che aggiustava ombrelle e cufanature, contrassero regolare il matrimonio di 2 novembre 1887. Il giorno dei morti. E avevamo raccontato a te? No. Ah. E a mananza. Da questa riunione vennero al mondo 3 figli in una sola volta. Quando la levatrice andò a dare la notizia a mio marito, che stava al vicolo appresso in tenda al suo lavoro, o trovai caca per indare a scafare. Stiamo sciocco. In da una scafarea per sincope sopravveduta che immaturamente lo rapiva. Orfana di genitori ambo due. E ternetri? Ambo due. E con 3 figli da crescere andai ad abitare al vicolo Saliborio basso numero 80 e mi misi a vendere sciosciamosche, cascettelle per morte e cappielle per rotte. E i sciosciamosche li fabbricavo io stessa e guadagnavo quel poco per tirare avanti i figli miei. E al vicolo San Liborio ebbi a conoscere donna Filomena, che bambina giocava con i miei 3 figli. Dopo 21 anni, i figli miei non trovando lavoro, se ne andaiano. Uno in Australia e 2 in America. E non ha già avuto più notizie. E rimanetti io sola, io. E sciosciamos e i cappielli per rotta. Ma non ne parlammo, se non mi avevo sangue in gatto. E se non fosse stata per donna Filomena, che mi prese con sé quando si è riunito con don Domenico, sarei ridotta a chiedere l'elemosina sopra le scale di una chiesa. Arrivederci e grazie, è fernuta la pellicola. E domani nuovo programma. Ma a che portate? I 3 lettere non si è potuto sapere. Questa incompensa che mi è stata prosperta
non la posso sproforire per farla diventare di dominio pubblico. Quando si è antipatica, una malignità da struzzolare tutta quanta, e quanta volte si brutta. E non devo trovare partito. Rosalì, ma vista cosa, questo pettone vicino a sta giacchetta, eh? Domani, se tengo tempo. Pure una fettuccia, o da mutante. Compratevi la fettuccia e ve la coso, permettete. Va. Ah, il caffè che sta? Sì, signora. Il mio attacca. Ah. Ho desiderato proprio un po' di caffè. È purino. Ah, e portano una tazza di caffè, va? Porto lo stesso. Che è stato? No, niente, diceva che il caffè era freddo. E io ho detto, porto lo stesso. Ebbè, lo riscalda e lo porta, che ci vuole, va? Ci sta da tu l'avvocato? Come no? E quando viene? Appena tiene tempo, in giornata senz'altro. E se non è buono? Che già fa, non dubbino, buppigli. Ho dicendo che dopo scegli e buppigli un par. Ma che cosa? Un caffè. Oh, Afri, come non porto lo caffè? Io dico se non è buono, nel senso che se l'avvocato dice che non si può fare niente. Non è possibile. E che ne sai tu? Come che ne sai? È una schifezza. Bravo, bravo, proprio così. È una schifezza, l'ha fatto male. Non l'ha saputo fare. Però Antonino non l'ha saputo mai fare. Ma io corro in tribunale, in appello, alla Corte Suprema. Tu mi fai morire la Madonna. Una tazza di caffè. Affì, ma tu che buco sul caffè? Io sto parlando di un fatto mio. Ah, ecco, per Dio. E che parla fa con te? E che posso parlare con te del passato, posso mai parlare del presente? Guarda là, va. Alfredo Amoroso. Guarda come sei ridotto. La faccia appesa, i capelli ampi, luce appannati. Per Dio! Mezzo ribabbito. Per Dio. E beh, gli anni passano e passano per tutti quanti. Tu ricordi a Mimì Soriano? A Don Mimì tu ricordi? Io non ho Don Mimì, è morto. Proprio così, è morto. Domenico Soriano è morto. Ah, Mimì e Don Mimì, che l'ha per Dio. I mustaccil nir, sic con mano lunga, la notte facevi quella e chi dormiva mai? Lo dici da me? Ti ricordi? A quella figliola, che la bella vogliona un coppa capimonta, tu so mi? Qui mi gira, la tengo ancora in terreccia. E la moglie era veterinario. Ehi, che mi faceva ricordare? Che la poteneva una cognata che faceva il cavere? La pettinatrice. Io mi ci mi sapesse, ma non si faceva di carattere. I meglio attacchi, quando si scendeva a baciare la villa. Tanno, ci siva ancora un truttuolo. Gli davano figurina. Un uasetto o grigio, kill, erano i colori miei. Cappello duro, cravascia a mano, i meglio cavallo. Erano i miei. Ah, la ricordo? La voce argente. Ma mi ricordo. Per Dio. La voce argente. Astor. Che grande cavallo. Teneva un di dietro che era una luna piena. Quando si guardava i facci, il di dietro sembrava una luna piena nel momento del risorgimento. Io me ne innamorai di quella cavallo. Perciò me la sai che la pettinatrice. E quando va a Venistra, Alfredo Amoroso ebbe un grande dolore. Parigi, Londra e Corso, ma sentivo una pataterna. Ma sentivo che poteva fare quello che voleva via, senza regole, senza controllo, che nessuno mai, nemmeno Dio. Ma potevo lo fare a Coppomone, ma sentivo padrone romano, lì in montagna, la vita mia stessa.
E mo? O mi sento finito, senza volontà, senza entusiasmo. E quello che faccio, lo faccio per dimostrare a me stesso che non è vero, che sono ancora forte, che posso vincere ancora l'uomo. E cosa? La morte. Poi lo faccio così naturale che mi convinco, mi stona e combatta. Faccia combatta. Domenico Soriano non si piega. Che è successo qui? Saputo niente? Non dubbi, qua mi tengono allo scudo. Donna Filomena mi odia, lo sapete? Ma io adesso sapevo che l'ha già fatto. Rosalia ha detto di Lucia e confermata da Rosalia medesima. Dice che ha portato 3 lettere urgente per conto di donna Filomena. E a chi? Lucia! Ormai che avrò salito. Ebbi si vede che la Lucia! Ma che è stato, signore? Pigna da stilanzola. O salottino vicino allo studio, ci stanno a tomare, la congiallietta. Va bene. Aspetta, la camera dove mi serve? Questo sono il lenzuolo pulito, due mute, tu ti fai a brandi nella cucina. È a roba mia. A genua, pure a roba mia. Ha già detto che mi serve la camera. E a roba mia, te la metto! Ti piglio lo stipendio corridoio. Va bene! Ah, tu stai loco? Sì, stavo a Cander. Si può sapere che cos'è questa trasformazione in casa mia? Come no? E che ci sono segreti tra marito e moglie? Mi servono altre 2 camere da letto. E per chi servono? Per i figli miei. Sarebbero state 3, ma uno è ammogliato e tenuto 4 vagliuno. Allora sono sta a casa sui bei fatti suoi. Ah, ci abbiamo pure i nipotini. E come si chiama sta tribù che teniva stipata? Per mo portano un nome mio. Più in là porteranno un nome tuo. Non credere, senza consenso mio, non credere. Ciò dai, dummi. Ciò dai. Venite con me, Rosalì. Permettete. Ne caccia, capito? Ne caccia! Giurita la porta, Rosalì! Non cacciare! Signor, signor Foro, ci sta signorina Diana con un altro signore. E falla salì. Non va salì. Io insistite, ma lei dice che andate voi là. Se mette a paura donna Filomena. Ma tu vi roba da terra, non mi sa che morresti in casa mia. Vai, vai, dille che ci sono io qua. Ma tu mi che la sia vera, a scutolea. Ma canta scutolea, Alfri, canta scutolea. Come veramente facimmo, il padrone di casa sono io. Essa non è niente, non è niente. Facimici capace tutti quanti in questa casa, facimici capace. Signor, non va sagli, dice che lei non risponde dei suoi nervi. Ma chi ci sta questa? No, signore, essa l'ha chiamata avvocato, ma per me si mette a paura pure essa. Ma come vai? Alla fine siamo 3 uomini. No, no, a me non mi contate. Non mi contate perché io come sto che stamattina pago 3 soldi. Anzi, voi dovete parlare. Io mi vado a fare sciacquate le facce in da cucina. Se mi volete, mi chiamate. Signor, che già fa? O ci vado io. Alfredo? Sì. O tavola? Non lo dite neanche per scherzo. Questa è casa mia. No, caro Domenico. Dopo la scenata di ieri non intendo trovarmi faccia a faccia con quella lì. Vi prego, Diana. Vi mortificate, venite, non abbiate paura. Ma paura io, neanche per sogno. Non voglio aggiungere degli eccessi, ecco. Ma non è il caso, ci sono io qua. Ieri sera pure c'era lei. Sì, ma è successo tutto così all'improvviso. Ma adesso non dovete temere più niente. Avvocato, mi scusi. Prego, secondo. Dov'è? Ah, vi ho pregato, non dovete avere paura. Venite, su, venite. Prego, avvocato. Vabbè, sediamoci qua. Dunque? Io abito nella pensione dove abita la signorina.
E là ci siamo conosciuti tempo fa. L'avvocato può dire chi sono e che vita faccio? Ci vediamo la sera, a tavola. Io poi in pensione ci sto raramente, tribunali, clienti, e di solito non mi interesso. E scusi, Domenico, preferisco sedere al posto suo. Ha difficoltà? No, per carità. E che difficoltà ci sono? Allora? E proprio a tavola ieri sera io parlai del caso suo e di Filomena. Già, ci facevo un sacco di risate. Ma no, io non ne risi per niente. Avvocato, la signorina si trovava qua perché io la feci fingere infermiera. Mi fece fingere? Ma neanche per sogno, io sono infermiera, e come? E con tanto di diploma. Ma non gliel'ho mai detto, Domenico? No, veramente. Beh, ma in fondo perché avrei dovuto dirglielo? Dissi il suo stato d'animo, la preoccupazione di dover rimanere legata ad una donna senza aver avuto mai il minimo desiderio. E l'avvocato spiegò esaurientemente quello che... Mi dispiace passare nello studio. Sì, forse è meglio. Prego, avvocato. S'accomodi. Ci sono novità. Sentirai, sentirai. Sei palliduccio. Grazie. Se vi volete sedere qua, non saccio se donna Filomena esce subito. Grazie, sì, mi seguo volentieri. Cosa è giorno? Accomodatevi. Oh. Qua. Ne, uè, Sid. A quanto tempo stai qua? Da un anno e mezzo. Lo sai che sei una bella piccerella? Sì, non mi guasto, con tempo. Vieni a parte un magazzino mio. Tenito magazzino? Al numero 74, a Chiaia, dinto Portone. Ti faccio il camisa. Oh, vero? E come mettete il camisa a homma? Ma io servo uomini e donne. All'uomo ci mette il camis e è femmina come a te ce leva. Ai, ma perché mi avete pigliato? Ma voi fossero pazzi, io c'ho di casa signora. E poi, cucchillo là. Oh, io veri non l'avevo vista. E voi non morite, ma anche figliolo per bene che si fanno i fatti allora. Ci viene un magazzino. Al numero 74. A Chiaia. Ma ci venga. È carina, A me che me ne importa. Ma perché faci te lo prego, te voglio? Uè, mica tras, a che sta parte? Luci, ma che è stato? O bagno scorre un'altra volta? E ci facette che la saldatura? No, funziona. E allora che altro vi scorre? Vieni, a noi non ci scorre proprio niente. Aspetta, che va che c'è Madonna Filomena. Sì, sì. Servo! Venga a bottega sola. Avete un cerino? Non no, tengo. E non fumam. Scusate, voi siete parente? E voi siete il giudice istruttore. Come sarebbe? Potete già ne parlare, io no. E da poche maniere la putarissimo pure da me. E fossimo pataterna. No, non è un pataterna, è scostumato. Come sarebbe? Scusate, voi siete entrato e senza badare che vi trovate in casa d'altri, voi siete menato in quella alla cameriera. Ah, e allora? Trovate a me, manca per la capo. Ma voi mettete a sfottere al suo povero Dio. Ui, ma perché secondo te sono godi e mi fa sfottere? Ma viene un poco pataterna. Vuole uscire a casa per fare le sue.
Oi. Oh, e ringrazia che ci troviamo a Cangoppa. Sai che mi scuccia? Mm. Ma trovo un buffo a Cangoppa stesso. E fammi aprire. Ma perché mi mettesse paura di te? Fammi aprire. Yeah. Vai, Vai, ma che è stato? Ma che vuoi credere che è stato in mezzo alla via? Io dividevo. Io pure. Anch'io. E chi leva? Io no. Dunque, voglio io... Gli affari come vanno, eh? Ringraziamo a Dio. Ah, e i bambini? Bene, bene. Ah, ma settimana scorsa ci ho avuto in mezzano con un poco di febbre. Ah. No, no, ma adesso sta bene. Si mangiò 2 chili d'uve nascosta la mamma. Io non c'ero. Fece una panza tosta che sembrava un tamburo. E voi sapete, 4 bambini, o l'uno o l'altro, vi danno sempre da fare. Per fortuna che l'olio di ricino piace a tutti e 4. Figuratevi che quando purgo a uno, là di 3 arrivo a casa, pianti, strilli, e zio purgo pure a loro, non ne fornisce. Di quanto sono bellino. Si mettono tutti e 4 in fila, coppini in arilla. E sono bambini. E cosa tratta? Il negozio va bene? E perché avessi in malamente? Certo che se avessi tutti i clienti come voi, dopo un mese dovrei chiudere. Mm. E quando era seduto in tuo magazzino mio, c'è una ammazzata in capo. Mm. Mi fate prendere tutte le pezze di stoffa. Questo no, questo non mi piace, che stato c'ha già pensato. E mi lasciate un negozio che a mettere a posto ci vuole una facchina. Vuol dire che non vi darò più fastidio. No, no, ma che c'entra? Voi siete la padrona. Ma io sono una camisa a voto. Dunque, voglio io... Vi ho mandato a chiamare per una cosa... seria. Se vogliamo entrare un momento dentro, così stiamo più tranquilli, eh? Lascia stare, Filomena, non complicare maggiormente le tue cose. Io senza essere avvocato, lo dissi prima di voi, era chiaro. Qua c'è sta l'avvocato Nocella che ti darà tutti gli schiarimenti che vuoi. La signora si è sbagliata e vi ha incomodato inutilmente. Vi chiediamo scusa, se volete andare... No, un momento, io non mi sono sbagliato. L'ha mandata a chiamare io. Che c'entri tu? Ma parlando, non sa c'è. Scusate, ma potete aspettare 5 minuti in tuo salone? Sentite, a me pare che si abusi della cortesia altrui, io ho da fare. Uè, t'ha diritto che è una cosa seria. Cammini in tuo salone, come aspettano là, t'aspetto pure tu, va. Va bene. Facetele una tazza di caffè. C'è stato l'avvocato Nocella, parlo questo. I caleggi ci tengo poca amicizia, ad ogni modo che si tratta. Ecco qua, signora, ripeto, io in questa faccenda non c'entro. E allora che ci siete venuti a fare? Ecco, non c'entro, nel senso che il signore qua non è mio cliente né mi ha mandato a chiamare. Allora ci siete venuti? No, ci hanno mannato. No, signor, è difficile che io consenta a qualcuno di mandarmi vicino. Vuoi far parlare? Di questo fatto me ne ha parlato la signorina.
E beh, dove sta? Ah, gli ha parlato, non ha importanza, avvocato. Venite alla conclusione. Sta là fuori, vabbè. Si mette paura di trasiccati. A mannanza, avvocato. Per il caso espostomi da lui, dall'altra. Insomma, buon fatto che è successo. C'è l'articolo 101 che io ho trascritto qua. Matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita, eccetera, eccetera, spiega tutte le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato, perché la vostra, secondo la versione del signore qua, è stata una finzione. Ah, dai, che testimoni lo salì Alfredo guardaporta. L'infermiera. L'infermiera, tutti quanti. Appena se n'è andato il prete, si è alzato dal letto. Pì, Domenico, siamo marito e moglie. Ah, oh, e allora c'è a suo vantaggio l'articolo 122, violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso per effetto di errore. L'estorsione c'è stata. E in base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Io non ho capito. Ah, io ti ho sposato perché dovevi morire. No, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione. C'è l'articolo, beh, non mi ricordo, ma insomma dice... Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Ma voi avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato? Ma state zitto, che manco tu hai capito. Avvocà, spiegatevi alla napoletana. Questo è l'articolo, leggetela voi stessa. Io non saccio leggere e poi carta non accetto. Signor... Siccome non si è stata un bonde morta, un matrimonio si annulla, non va. E ho preso. Ma dice lo stesso. Anzi, ma dice, capito, ho oltraggiato il sacramento. Non vale. Non vale. Aveva morito. Ecco. Sì, morei. Allora sarebbe stato validissimo. E lui si poteva ammogliare un'altra volta, poteva avere dei figli. Già, ma sempre da vedovo. Quest'altra probabile donna avrebbe sposato il vedovo della defunta signora Soriano. Ah, lei sarebbe diventata la signora Soriano, morta. Bella soddisfazione. Insomma, io ci ho speso una vita per formare una famiglia e la legge non me lo permette. E questa giustizia? Ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Domenico Soriano non intende unirsi in matrimonio con voi. Oh, se hai dei dubbi, chiama un avvocato di tua fiducia. No, 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 ci credo. Ma no perché mo dici tu che hai tutto l'interesse. No perché mo dice l'avvocato. Perché l'avvocato non ne conosco. Ma guardandoti in faccia, hai pigliato una dota stessa di padrone, così calmata. Una bucina l'avevi stretta senza mi guardare in faccia, con l'occhio in terra. Che tu bucia non ne hai saputo mai ricere. È ovvero. Avvocato, voi procedete. Se mi date mandato. Ehi, manca. Io nemmeno te voglio. Avvocato, procedete. Non ne voglio nemmeno io. Non ne ho vero che stavo un punto di morta. Volevo fare una truffa. Ma voleva rubare un cognome! Ma conoscevo solo la legge mia. Che la legge che fa ridere, non quella che fa chiagnere. A voi venite a qua! Ma vuoi fornire? Statta zitta! Voglio, voi siete uomini. State a sentire. Casta la gente. Omun con tutte le leggi, con tutte le diritte. Omun, casa difende ca carta e ca penna. Domenico Soriano è l'avvocato. E ca ci sto io, Filomena Marturana, che la galeggia soi e ca non sape chiagnere. Perché a gente, Domenico Soriano, me l'ha ritto sempre. Avesse visto mai una lacrima rintacchi l'occhio. E io senza chiagnere. Ho vrito. L'occhio mi è asciutto. Con mallesca. Voi mi siete figlia. Filomena! E chi sei tu che mi vuoi impedire di ricevere i figli miei che mi sono figlia? Avvocato, che sta a leggere il mondo mi permette, no? Mi siete figlia. E io sono Filomena Marturana e non ho bisogno di parlare.
Voi siete giovinotta. Avete intese parli me. E me non ha già ricevuto niente. Ma fino a quando teneva 17 anni. Sì. Avvocato. E sapete che li vascia? I bassi. A San Giovannino, i Virgine, a Forcelle, Tribunale, Pallonetta, Nira, a Fumacata. A due stagioni non si respira poco calore perché la gente è assai. E a Vierno Fritta fa sbattere i rietta. A dove non ci sta luce manca a mezz'ora. Io parlo napoletano, scusate. Dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne gente? A due meglio fritte con calore. Intanto va a Scechillo, Vic Salliborio, ci stai Vica famiglia mia. Quant'erano? Una folla. E la famiglia mia non sa che fine ha fatto. Non voglio sapere, mo ricordo. Sembra che faccia autata. Sembra in urto l'uno con l'altro. Ci coricavamo senza dicere buonanotte. E ci asciatavamo senza dicere buongiorno. Una parola buona mi ricorda, ma dicette papà. E quando mi ricorda, tremma. Mo pattanna. Teneva 13 anni. Ma dicette, ti stai facendo grosso, eh? E qua non ci sta che magna. Ossà. E o calore. A notte quando si chiudeva la porta non si poteva respirare. A sera ci mettevamo tutto quanto attorno a tavolo, uno piatto grosso. E non saccio quanta forchetta. Forse non ero vero, ma ogni volta che metteva la forchetta rindo piatto, ma sentivi guardare. Mi pareva come se me l'avesse rubata che l'ho mangiato. Teneva 17 anni. Passavano il signorino, vestite bene, con belle scarpe. E io guardavo. Passavano sotto braccio dei fidanzati. Una sera incontrai una compagna mia che manca conoscette talmente che stava vestuta buona. Ah, forse allora mi pareva più bella tutta cosa. Ma dicetta così. Così. Non dormette tutta notte. E o calore. E conoscette a te. Là, ti ricordi, eh? Che la casa mi pareva una reggia. Tornai una sera, Vic Salliborio. O cuore mi sbatteva. Pensava. Forse non mi guarderanno in faccia, ma mi terranno fuori la porta. Nessuno mi disse niente. Chi mi arriva a seggio, chi mi accarezzava, mi guardavano come uno superiore a loro. Che da soggezione. Solo mamma
Naietta a salutare. Teneva l'occhio chine lacrime. A casa mia non ci tornai più. Non l'ha già accesa, figlia. A famiglia. A famiglia. Per 25 anni ci ha già pensato. E va già cresciuta. Va già fatta uomina. Ha già rubato essa per va crescere. E va come basta. Certo che vivo va faccio quello che avete fatto. Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non saccio leggere. E ve la leggerò io stesso. Se n'è andato. Ma è carattere, non ha capito. Domani passo io per il suo negozio e gli parlo. E voi ve ne potete venire con me. La casa è piccola, ma c'entriamo. E c'è sta pure un po' che lucciatella. Quelli bambini domandavano sempre. Ah nonna, ah nonna. E mi ricevono una fossaria, ma non ricevo nata. E quando arriva e dico, ah nonna, la sento piena rotta. Andiamo. Sì. Me ne vengo con te. E chiamo. In un momento, aspetta ma bacio portone, scendetevene insieme, 10 minuti, a chiarire una cosa a Don Domenico. Allora, ambressa, ambressa, voi scendete. Sì, scendo, ti accompagno. Signori, a tutti, io mi sentivo una cosa, perciò volevo parlare. Io me ne vado. No, 2 minuti, avvocato. No, io me ne vado. No, solamente 2 minuti, mi fa piacere se ci siete pure voi. Dopo che ho parlato con Don Domenico. Luci! Accomodatevi. Io me ne vado, dimmi. Dì all'avvocato che procedesse per vie legali, io non nego niente, ti lascio libero. Oh, credo, se pigliava una somma di denaro senza fare tutte queste storie. Di mano mi manno a pigliare roba mia. Sì, una pazza, questa sì. Hai voluto guastare la pace di quei 3 poveri giovani, chi te l'ha fatta fare? Ma perché glielo hai detto? Perché uno di chi 3 è figlio a te. E chi te crede? Uno di chi 3 è figlio a te. Stata zitta! Tu potevi dire che tutte e 3 erano figlie, ci avresti creduto. Tu facevi credere, ma non ne ho vero. Tu potevi dire prima, ma tu l'avessi disprezzata a chi la tituli. E io volevo tutte uguali, senza particolarità. Non ne ho vero. È ovvero, Dommì, è ovvero. Tu non ti ricordi, tu partivi. Londra, Parigi, e corse, e femmina. Una sera, una che lì tanta, a quando teneva, mi regalava una carta di 100 lire. La sera mi diceste, Filumè, facimmi a vedere che ci volimmo bene. E studaste la luce. Io che la sera ti volete bene veramente. Tu no, tu avevi fatto a vedere. E quando appicciaste la luce un'altra volta, mi disse la solita carta di 100 lire. Io ci segnai la data il giorno. O sai che numero sa ci fa. Tu poi partisti e ti aspettai come una santa. Ma tu non ti ricordi quando fu via. E non ti dicetti niente. Ti dicetti che la vita mia era stata sempre la stessa. Infatti, quando mi accorgetti che non avevo capito niente, fui nata a votare stessa. E chi è? Ah no, questo non ti dico. Hanno a essere uguali, tutte e 3. Non è vera, non può essere vera. Me l'avresti detto allora, per regarmi, per tenermi stretto in una mano. L'unica arma sarebbe stato un figlio. E tu, Filomena Martunaro, di quest'arma te ne saresti servita subito. Me l'avresti fatta accidere, come pensavo tu allora. Eppure mo, tu non ti sei cagnata. No, una, ma 100 volte me l'avresti fatta accidere. Ma mi ha detto paura di dicere. Solo per me, è vivo figlio tuo. E chi è? No,
hanno a essere uguali, tutte e tre. E so è uguale, sono figli tuoi, non ne voglio vedere, non ne conosco, non lo conosco, vattene. Ti ricorda ieri, quando ti dicette, non giurà, camura rissa dannata, se no giorno non mi potesse cercare l'elemosina tu a me. Perciò ti dicette, state buono, dummi. E ricordati, se quello che ti ha gerito, o dice figli miei, t'ha ucciso. Ma no, come dice tu, come stai dicendo a 25 anni, come tu dice Filomena Marturani, t'ha ucciso. Hai capito? Avvocato! Avvocato, venite, venite! Vieni, vieni pure tu! Tu metti a paura che non ti faccio niente! Hai vinciuto la punta, manavacca! Rosalì, manavacca! Di mano mi manda a pigliare roba mia, eh! Statevi bene, vi saluto a tutti quanti! Pure a voi, avvocato, e scusate, scusatemi tanto! Lo dica innanzi a gente, non dicere niente di quello che ti ha gerito a nessuno. Tieni a dirlo per te. Ah. Ci avevo segnato sopra un conticino mio, un conticello, che mi serva. Tieni. E i figli non sapevano, ma non erano nati a tutto quanto. In esclusiva su Rai 2. Jack, avvocati in divisa. Le vorrei suggerire di contattare un avvocato, capitano. Io sono un avvocato. Solo casi difficili per gli avvocati di Jack. Al servizio della legge nelle condizioni più estreme. Qualcuno deve fare giustizia. Mi sembrava che tu avessi già abbastanza pensieri. Io credo che tu abbia paura di chiedere. Catherine Bell, David James Elliott. Jack, avvocati in divisa. Domenica alle 21 su Rai 2. Thank you.
Rosalì, siete uscita voi? Sì, sono andata a fare una commissione per donna Filomena. Che commissione? Crazy the Jaloux. Sono andata al vicolo San Liborio. A fa che? Uè, chi lo veramente Jaloux? Me ne sono qua a corta ambrezza. Io scherzo. Io vi dico, ma non dicite niente a donna Filomena perché non lo vuole fare sapere. Allora non me lo dite. No, 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 no. Invece è meglio che ve lo dico, perché è una cosa che le fa onore. Ma fatta portare 1.050 candela a Madonna del Rosso Ovic San Liborio. E mi ha fatto dare l'incarico a una vecchia Rovica che provvede sempre per i fiori, per lampe e per cerca di accendere le candele alle 6 precise. E sapete perché? No, perché? Perché alle 6 è fissato un matrimonio. Mentre sposate qua, s'appicciano il cannello là. Non sa Madonna del Rosso. Una santa va pigliata. Una santa. E se pure ringiovanita, quanto è bella, mi pare una figliolella. Don Domenico, io ce lo dicevo, ma mi pare che Don Domenico si scorda i buia. Ha voluto annullare il matrimonio per puntiglia. Io pare come se ha funzionato nessa nanza a lui. E vabbè, Rosalia, adesso andate dentro da Filomena, Vacca, vacca. Se non era per lei, finivo male io. Mi prese in casa e qua sono rimasta. Qua resta, è qua amore. Fate voi. Io tengo tutto pronto, che ha già fa. La camicia bianca longa, con pezzotto e merletta, a mutante e calze bianche, a cuffia. Stanno tutte rintano diretto conservato. Io sapi mio e donna Filomena. Essa mi deve vestire. E beh, io non tengo a nessuno. Si tornassero i figli miei, che io ci tengo sempre la speranza. Ma, permettete. E va bene. Alle 6, la funzione alle 6. Ma quando uno ha un appuntamento. Ma io sono stato puntuale. Tu? Ma noi abbiamo detto alle 5. I 3/4 d'ora ho tardato. Hai detto niente. Vabbè, ma l'appuntamento si intende sempre una mezz'ora dopo. Se è alle 5 per le 5:30, alle 6:15. Ho giorno appresso, mi sa che atrasi. Poi ni, io tengo 4 figli e orologio non ha carte chiù, perché chi lo che teneva me l'hanno scassato tutto quanto. Don Domenico, buonasera. Don Domenico, buonasera. Don Domenico. Buonasera. E che, non parlate più, stavate parlando? Già. Beh, si parlava e poi così. Una volta avevo ma fornì parlare. Appena mi avete visto. No. Oh, sei arrivato tardi all'appuntamento? Sì, signore, Don Domè. E tu sei arrivato in orario? Sì, signore, Don Domè. E tu? In orario, Don Domè. In orario, Don Domè. Don Domè, Don Domè e Don Domè. Ah, venite. Sedetevi. Dove? Qua. Facciamo 4 chiacchiere, sì. La funzione è alle 6. Quella Filomena non ha voluto nessuno. Il sacerdote viene alle 6. Ha detto, siamo fra di noi, è meglio. Io vi volevo dire, e ve l'ho detto pure un'altra volta, a me questo Don Domè non mi piace. Già. Già. Ma non ci avete detto come vorreste essere chiamato? E pensavo che l'aveste capito da voi. Stasera sposo vostra madre. Ho già preso l'appuntamento con l'avvocato per la pratica che vi riguarda. Domani mi chiamerete come me, Soriano. Ecco, vedete, rispondo io perché penso che siamo pervasi tutti e tre dallo stesso sentimento. Non siamo dei bambini, siamo degli uomini. Non possiamo, con disinvoltura, chiamarvi come giustamente. E generosamente voi ci proponete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro. Noti che tu dentro non senti questa necessità, questo bisogno di chiamare a uno come me, per esempio... Papà? Non vi saprei mentire, e poi non lo meritereste, almeno per il momento no. Allora tu? Io nemmeno, Don Domè. E tu? Nemmeno, Don Domè. Eh già, col tempo poi magari uno ci fa l'abitudine. Sono contento. Mi fa piacere di trovarmi con voi.
siete tre bravi ragazzi. Ognuno di voi lavora, c'è in un campo, c'è in un altro. Tutti con la stessa tenacia, con la stessa buona volontà. Bravi. Bravi. Tu sei impiegato? Sì. E per quanto mi risulta svolgi il tuo lavoro con serietà, con orgoglio. Ah, scrivi degli articoli? Qualche novelletta. Ah, qualche novelletta. E la tua ambizione sarebbe quella di diventare un grande scrittore? Non ho questa pretesa. No, perché capisco, sei giovane. Certo che in questo campo si deve avere trasporto, ci si deve nascere. Io non credo di esserci nato. Sapesse quante volte, preso dalla sfiducia, dico fra me e me, Umbe, hai sbagliato. La tua strada è un'altra. Uè. E quale poteva essere? Non dico, quale altra strada ti sarebbe piaciuto di fare nella vita? E chi lo sa? Sono tante le aspirazioni di quando si è giovani. Quella poi la vita è tutta una combinazione. Io, per esempio, come mi trovo il negozio a chiaia? E come te lo trovi? Perché facevo l'amore con una camiciaia. Hai fatto l'amore con molte ragazze? Così, non c'è male. Sapete che è? Non riesco a trovare il tipo mio. Vega uno, mi piace e dico, che è stessa. E subito penso, ma sposo. Poi decanate mi pare che mi piace più assai. Non ci posso pensare, c'è sta sempre una femmina meglio che la che ho conosciuto prima. Oh, tu invece sei più calmo, più riflessivo in materia di donne. No, fino ad un certo punto. Con le ragazze di oggi ci sta poco a essere riflessivi. Poi per strada, dopo avutato, vedete belle ragazze. E che già fa? La scelta è difficile, tante ne cambio, fino a che trovo quella che di chi. A te pure ti piacciono i film? Mi inguaiai ampressa. Conobbi mia moglie e vi saluto. Adesso devo stare con due piedi in una scarpa. Con mia moglie non si scherza. E allora capite, mi faccio i fatti miei. Non che le altre ragazze non mi piacessero. Ma sapete che è? Mi mette a paura. Perché pure a te piacciono i film? Io, quando ero giovane, cantavo. Ah. Mo mi faccio. Affacciati per me, io non dormi, Lara. No, è che eravamo giovani, sapete, la sera fuori al terrazzo, dopo cenato si facevano delle grandi serenate, chitarre, mandolini, bei tempi. Chi canta di voi? Io no. E io nemmeno. Io sì. Tu canti. Ecco, ma se no come facessi a lavorare? In da bottega canto sempre. E fammi sentire qualcosa. Io? Che lo faccio sentire? Una cosa qualunque. Ma sapete che è? Metti scuro. Ma scusa, nella bottega non canti sempre? Sì, ma è nata cosa. E vai. Ha sapito? Monastere e Santa Chiara. Ha sapito? Oh, quanto è bella, eh? Monastere e Santa Chiara. Tengo cuore scuro e scuro. Così se c'è canta pure io. Dove tiene la voce? Ma perché questa è voce? Con questa voce posso cantare anch'io. E io no. E con questa voce può cantare chiunque. Fammi sentire tu. Io? No, io non mi permetterei mai che tenga la faccia tosta. Così, appena appena. Ecco. Monastere Santa Chiara. Tengo cuore scuro scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli com'era. Pensa a Napoli com'è. State zitti che è meglio. Non so, forse sarete un po' emozionati, ma che se che roba è? Tre napoletani che non sanno cantare. Andiamo in cena, vi coppa a bere qualcosa, va. Tu qua impressione, Trasì, o difetto c'è sta. Ma vedete voi, su difetto, donna Filomena mia, io non ci posso 80 anni, che serve. Tu tieni una faccia tosta, tanni che cosa faccia a faccia. Allora, giurisce che c'è sta, o difetto. Buonasera, eccomi. Auguri. Buonasera, mamma. E auguri. Buonasera, voi state loca.
E sai perché c'è sto difetto? Perché quando hai notagli sto a mano e facevo questo tia e la piccerella tua. Ma guardate! Io già ci capitai. Avretti la piccerella sua con un vestito fatto la stoffa che faciste rimanevano vestito mio. Se riuscite così, ma facete piglia colla. Vero? E certo, quando la stoffa resta. Oi. Ma non sacrifica mai la cliente. Non serve a coscienza. Donna Filomena, voi state una bellezza. Siete proprio a sposa. Ma oi, ma come aveva venuto questo vestito? Non ti aveva rubato roba, va bene? La vita dice era così. Allora che faccio io? A Mariola. Ha già aveva mala notizia, sei rimasta tanto in roba. Ah, Filomè. Filomè, ti ha già parlato un momento. Sì. Ah, mannaggia scarpa. Ti fanno male. E lì vadella ti ripete la tua pare. Che mi arriscere. Ah, Teresina, se ve ne andate ci fate piacere. Come no? Ma me ne vado. Auguri e buona fortuna. Oh, fatemi una cortesia, andate giù nel salone, ci stanno compare e a comare. Gli date da bere qualcosa, eh? E Rosalì, accompagna. Signor sì. Come stai bella, Filomena? Si è tornata una volta figliola. E se stesso sereno e tranquillo ti dice a Ria che può far ancora perdere la capanomba. E che vuoi stare tranquillo? Casa può fare affidamento solo su Lucia. Alfredo e Rosalì oramai sono fatti vecchi. Non cagna discorso, Filomena. Tu hai visto che hai fatto tutto quello che hai voluto tu. Dopo l'annullamento del matrimonio ti venite a chiamare una volta, ma tante volte. Ma tu facevi dire sempre che non c'era. Sono stato, sono venuto da te e ti ha giurito, Filomè, sposamoci. E stasera ci sposammo. E sei felice? Almeno credo. E come no? E allora mi fa stare felice pure a me. Tu sai perché mi sposi o no? Io saccio solamente che ti sposo perché merito, che unica di tre è figlia mia. Solo per questa? No, no, no. No, è perché ti voglio bene, poi... E poi siamo stati insieme 25 anni. 25 anni rappresentano la vita, ricordi, nostalgia, vita in comune. E poi perché ci credi, certe cose si sentono, e io lo sento. E la notte non dormo. Sono 10 mesi anche la sera, ti ricordi? Ma non trovo più pace, non mangio. Non dormo, non mi spasso, non campo. E tu non sai che tengo in tuo cuore, una cosa come fermo respiri, faccio così. E il respiro si ferma qua. E tu non me lo fai! E tu non me lo fai! Ti ricordi quando mi dicesti non girare? Io non girai. Allora Filomena, la posso cercare le mosse, la cerco come tu, inginocchiata, facendo di mano a veste, ma rimmi, io figlia mia, carne mia, sangue mio, e me li ricerco per te stessa, per non mi dare l'impressione che stai facendo un ricatto. Io ti sposo lo stesso, te lo giuro. Lo vuoi sapere? E io ti dico. Beh? Aiutala allora. Ha bisogno, tengo 4 figlie. L'operaio? No, aspetta, è Riccardo, commerciante. Un camiciaio? È Umberto, scrittore. Ancora, fino a me? Ancora mi metto che spalla in faccia amore fino all'ultimo? Sientami buono, tu mi. E poi non ci tornammo più in coppa. T'aggio voluto bene, con tutta e forza la vita mia. Agli occhi miei tu erano Dio. E ancora ti voglio bene. Forse meglio prima. Ma che hai fatto, tu mi? E voluto soffrire per forza. O pataterno ti aveva dato tutto per essere felice. La salute, la presenza, no. A me. Che per non ti danno dolore, ma sarei stata zitta. Non avrei parlato neanche in punto di morte. E tu saresti stato l'uomo generoso che aveva fatto bene a 3 disgraziate. Non mi domandai più perché non te lo dico. Non te posso dire. E tu devi essere galantuomo e non domandarmelo mai. Perché può bene che te voglia, in un momento di debolezza tu me, sarebbe la nostra rovina. Perché tu dici i denari sono i miei. E cominci a pensare perché non ci posso dire che sono occupato. E chi là di due chi sono, che diritto tengono.
Domè. O bella dei figli, l'avimmo perduto. I figli sono quelli che si tengono in braccio quando sono piccerilli, che ti danno preoccupazioni quando stanno malate e non ti sanno dicere che si sentono, che ti corrono incontro, i braccelli aperti, dicendo papà, quella che vuole tornare a scuola, che manella fredda, una silla russa, e ti cercano a bella cosa. Ma quando sono grossa, quando sono uomana, o sono figli tutti quanti, o sono nemici. Tu stai ancora a tempo. Male non te ne voglia. Lasciamo ste cose come stanno e ognuno va per strada sua. Sì. Lasciamo ste cose come stanno e ognuno va per strada sua. Io vi devo parlare. Sono un galantuomo e non mi sento di ingannarvi. Statemi a sentire. Sì, papà. Che quando due si sposano è sempre il padre che accompagna la sposa all'altare. Qua genitori non ce ne sono, ci sono i figli, due accompagnano la sposa e uno accompagna lo sposo. Ah, mamma, accompagniamo noi. Ma che ore sono? Mancano 5 minuti alle 6. Rosali, non ci ho pensato, alle 6 precise si appicciano il cannello pure là. Ah, e chiama? Oh, a me mi accompagna tu. Metti il braccio così. Ma che ne è? La musica. L'hai ordinata tu o ne suona? No, e no. Chi l'ha ordinata? Io no. Altro. Guardate, un cugino. Aspettate, vai con il taglio. Ah,
Maronne, che stanchezza. Mamma, è mo' vera accusata. Noi ce n'iamo pure noi. Rimane da capo, dico. Mamma, è stata proprio una bella funzione, una bella funzione. Lo salì, un bicchiere d'acqua, per piacere. Subito, signora. Qui, non ci è rimasto quasi niente. Ma una bella bottiglia in famiglia ci ha potuto vivere. Questa ci aiuterà a dormire. Ecco l'acqua. E che fa con l'acqua? Ah, signore. Dia, signore, che l'acqua di queste serate è malaugurio. Ecco l'acqua. Grazie. Ah, signora. Ah, signore. Ah, chiama Lucia. Ah, ma mi scordavo, io. Chiama pure Alfredo. Signore, Luci? Eh? Lucia! E vieni pure tu, vieni, vieni. Bevimi un bel bicchiere di vino con il signore. Alfredo amoroso. Ecco, va presente. Vieni acca. Guidatore, montatore, nonché conoscitore di cavalli. La corsa. Vado a bere un bicchiere di vino pure tu, va? Salute! 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 Alfredo, ti ricordi quando i cavalli rossi correvano? Per Dio. Si sono fermati. Si sono fermati tanto tempo fa e io non volevo credere. E dinta fantasia mia vedevo sempre correre. Ma mo, oggi ho capito che si sono fermati già un sacco di tempo. Ma hanno corrono loro, io. Hanno corrono chi si caga su cavallo giovane, pulito di sangue. Che figura facciamo? Se volessimo far correre ancora i cavalli nostri. Ci faccio arrivare a ridere in faccia, Alfredo. Per Dio. Bevi, Alfredo, bevi. Ah.
E i figli sono figli. E so provvidenza. E sempre, sempre, quando in una famiglia ce ne sono tre o quattro, succede sempre che il padre ha un occhio particolare o un riguardo speciale per uno dei quattro. O perché è più brutto, o perché è malato, o più prepotente, o più capuzziello. E gli altri figli non se l'hanno a male, lo trovano giusto, è quasi un diritto. Tra noi questo non è potuto accadere perché la nostra famiglia si è riunita troppo tardi. Forse è meglio. Vuol dire che quel bene che io avrei avuto il diritto di volere a uno dei miei figli, io lo divido fra tutti e tre. Salute! Salute! Il nome? Eh? Ah. Mm. Guagliù, domani ve ne venite a mangiare qua. Grazie. Grazie. Mamma è stanca, se vuoi riposare, noi ce ne andiamo. Dummi. Che è? Ah, signor. State va buono, mamma. Ci vorremmo rimanere. State buono. State va buono, mamma. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, papà. Buonanotte. Papà, buonanotte. E ve ne andate così? E datemi un bacio. Tutta la villa chi sorride. Ci vediamo domani. Buonanotte. 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 Piano piano. Buonanotte. Piano piano. Marò, che stanchezza. Tutta mamma sente. Tutta la giornata in movimento, le emozioni, tutti i preparativi di questi ultimi giorni. Amore, riposito io. Statta tranquilla. Eppure una bella serata. Thank you.
E niente. E niente. I corrotti, i corrotti, ti si mise a paura, si caduto, ti si aizzata, ti si arrampicata. E pensate, io ho pensato stanca. Ma noi, mo, non ne ha corri più. Mo, non ne ha pensato più. Riposate. E i figli sono figli. E sono tutte uguali. Hai ragione, Filomè. Hai ragione tu. Filomè. E non parlammi quando ero giovane, che non potevo ricere. Scusate, poi non mi ricordo se mi dovevo alzare, se no. Ma quanto mi fai ridere? Ma quanto mi fai. No. Non signore, questo già l'ho detto. Ma non ti fa vecchio bisogno di nessuno. Ma guarda, e che dico qua? Ma sta zitto. Non mi viene, scusate, io devo, ho bisogno di due minuti, perché logicamente uno non è che poi si può ricordare proprio tutto. Ah nonno! La siete mondo vergine. Andiamo. Sì. No, perché stavo pensando che potesse. Ad Avellino. Ma stamattina la volevo dire. Ad Avellino non potevo dire altro. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Però pensare stamattina, non è capitato.